Amici, bentrovati sul canale 9000 giri elaborazioni. Riprendiamo un video che abbiamo fatto precedentemente per far vedere il lavoro finito, perché tante volte ci dite: ma come fate a vedere le macchine sul ponte, bello qui, là, su e giù, poi dopo non ci fate sentire il sound? Allora stavolta vi accontentiamo, vi facciamo sentire il lavoro finito su questa vettura qua. Quindi riprendo quello che avevo detto precedentemente. Questa è una Jaguar F-Type, una delle vetture più belle sicuramente della Jaguar, ma anche di quelle che ci sono in circolazione. Quindi una coupé due posti, veramente molto 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 particolare. Diciamo che pecche questa macchina non ne ha. L'unica cosa che, come abbiamo detto nel video precedente, la maggior parte dei clienti ci chiede è quella di avere un pochino più di sound, nonostante che questa macchina esca già di serie con una valvola, che un attuatore che apre o chiude appunto la valvola sul terminale di scarico. Come se andate sul video precedente vedete dove è stata posizionata, quindi un filino di sound in più lo fa. Però ripeto, stiamo sempre parlando di livelli di sonorità che a tante volte i clienti non soddisfano. Quindi cosa abbiamo fatto? Linea di scarico Ragazzon, centrale libero e terminale omologato silenziato. A tal proposito vi faccio vedere il discorso dell'omologazione, che è molto importante. Ragazzon rilascia per ogni macchina una card con specificato il numero di, cioè il seriale dello scarico e la macchina specifica. Quindi non è un'omologazione generica, ma proprio c'è scritto appunto Jaguar F-Type 2004 cilindri, e questo è il codice dello scarico che abbiamo montato. Quindi con questa card, se lo scarico ovviamente è omologato, se no non darebbero la card, uno la inserisce nei documenti e a richiesta la fa vedere e non ha nessun tipo di problema. Quindi andiamo a vedere esteticamente, perché la parte sotto l'avete vista dall'altro video quando la macchina era sul ponte. Esteticamente risultano questi due terminali che la fanno praticamente identica alla versione più potente, la versione S, quella con 380 cavalli. Ricordiamo che questa è il 2004 cilindri con 300 cavalli, con un'uscita trapezoidale. Adesso ho montato questa parte con i due terminali cromati, con serigrafato il logo Ragazzon. Direi che quindi da un punto di vista estetico si vede lontano un miglio, si comincia a vedere lontano un miglio la differenza. Adesso il mio collega vi farà sentire la differenza del sound sia a valvola aperta sia a valvola chiusa. Ovviamente a valvola chiusa la sonorità sarà grosso modo analoga a quella che era precedentemente, la differenza è sulla valvola aperta. Allora, adesso la valvola è chiusa. Diciamo che il sound è come quasi l'originale. Ora col tastino interno apriamo la valvola. Ok, così adesso il tasto, abbiamo chiuso la valvola. Adesso tu magari aprila, io vado dietro col microfono così facciamo sentire. Ecco, come avete potuto sentire, quegli scoppiettini rilascio tecnicamente sono una contropressione, è una questione di contropressione, cioè viene creata una contropressione dall'esterno verso l'interno, e all'interno del condotto di scarico si creano questi flussi che fanno proprio da scoppiettio, cosa che sullo scarico originale non ci sono. Quindi questa è una delle caratteristiche. Poi chiaramente se uno aumenta i giri ovviamente avrà una tonalità e un sound chiaramente più corposo, non come ovviamente il 6 cilindri, ma comunque decisamente diverso rispetto all'originale. Io direi che anche per questo video è tutto. Vi invitiamo come al solito a consultare il nostro sito www.9000giri.it, e soprattutto nella parte archivi e elaborazioni. Chiamateci telefonicamente per qualunque tipo di informazione, mi trovate sempre in sede, 0273 83 175, e soprattutto cliccate sulla campanella che vedete sotto e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Benissimo, alla prossima, ciao! We'll be right back.